questo momento bellissimo è la nuova tappa di un percorso molto bello che è iniziato diversi anni fa. Siamo nello splendido spazio di Listone Giordano Arena Milano, che presenta la mostra, l'approfondimento del lavoro di Giacomo Filippini, che fa parte di un gruppo di artisti che Listone Giordano espone in modo permanente all'interno della propria sede a Torgiano. Questo è lo step del MISA Listone Giordano Arena, cioè Museo Internazionale in Progress per le aziende. Il discorso è nato diversi anni fa, come dicevo, con il progetto Arturo il Master, il Museo Temporaneo. Arturo è un palcoscenico. È un palcoscenico dove aziende, istituzioni, musei, comune, fondazioni presentano la propria realtà, la propria identità, parlando il linguaggio dell'arte, cioè come facevano i nostri avi. Da qui però, come ogni progetto, ha avuto poi delle altre aperture ed è nato questo MISA, che è l'esatto contrario, cioè noi andiamo all'interno di un'azienda per contribuire a migliorare o a arricchire quello che è lo spazio di lavoro con delle opere d'arte. Così c'è stato questo nostro primo step insieme all'interno dell'azienda Torgiano di Listone Giordano e che è comunque collegata anche all'azienda agricola Terre Margaritelli, e lì ormai è diventato un punto di riferimento per l'arte e la cultura che si sposano perfettamente con lo spirito dell'azienda, perché lo spirito dell'azienda, la famiglia Margaritelli è molto attenta sia alla storia dell'arte contemporanea. Stiamo proseguendo insieme questo cammino. Questo è il secondo step del MISA Listone Giordano Arena, che è appunto mette a fuoco Giacomo Filippini, che è uno dei 6 artisti che compongono il team del Museo in Progress a Torgiano. Io spero che siate coinvolti in questa storia, perché è una storia che si sviluppa, che cresce insieme all'azienda, e anzi ci sono delle aspettative molto belle, perché Andrea Margaritelli, che è poi il referente sia da un punto di vista aziendale che da un punto di vista culturale, con uno staff straordinario, dovrò dire, ha praticamente sposato questo nostro progetto in cui si è riconosciuto, e quindi praticamente stiamo segnando il territorio in Italia e all'estero insieme. Con lui siamo stati a Barcellona, siamo stati a Firenze diverse volte, a Funchal, a Madeira, adesso la prossima meta è Malta a novembre, dove le aziende possono venire e intervenire parlando della propria realtà sul territorio. Quindi vi ringrazio di questa magnifica opportunità e alla prossima!